E bentrovati sul nostro canale. Oggi vogliamo proporvi un video diverso. Infatti non faremo né una video ricetta né un video tutorial, ma sarà un video un po' chiacchiericcio. Però non saranno chiacchiere frivole, ma sarà una chiacchierata culturale, se così possiamo definirla. Infatti abbiamo pensato di fare un video dedicato alle mostre d'arte in Italia quest'anno nel 2017. Quindi mi raccomando ragazzi, se l'argomento vi interessa, prendete carta e penna, il vostro diario, la vostra agenda oppure il blocco note del cellulare e segnatevi tutte le date, tutti gli appuntamenti. Portate pazienza se leggo, ma ancora non riesco a ricordarvi tutto a memoria, quindi ok. Allora partiamo con Brescia, quindi Lombardia. Allora, Palazzo Martinengo fino all'11 giugno, non sono riuscita a trovare la data precisa di inizio, ma comunque c'è ancora tempo per poterla visitare. C'è la mostra da Hayes a Boldini, anime e volti della pittura dell'Ottocento. E allora, io chiaramente sono tutte notizie che ho trovato da internet, consultando sia il sito magari ufficiale della mostra che anche altri siti. E da quello che insomma sono riuscita a trovare, posso dirvi che in questa mostra potrete ammirare oltre 100 dipinti. Le correnti artistiche di questa mostra sono il neoclassicismo, romanticismo, scapigliatura, macchiaioli e divisionismo. Come artisti troverete Canova, Hayez, Fattori, Segantini, Pellissa da Volpedo, Previati, De Nittis e Boldini. Questi sono alcuni, insomma, anche dei più famosi, diciamo. E il costo del biglietto dovrebbe essere di 10 euro. Comunque vi consiglio sempre di, prima di andare alla mostra, se decidete di andare alla mostra, di consultare il sito e vedere se magari avete diritto a qualche agevolazione. Altrimenti il costo intero comunque sarà scritto 10 euro. Ci spostiamo un po' più giù, andiamo in Romagna, a Forlì, e presso i musei San Domenico, dall'11 febbraio al 18 giugno, ci sarà la mostra Art Deco, gli anni ruggenti in Italia, quindi si parla di anni 20. E il costo del biglietto di 12 euro, comunque andate sempre a controllare nel sito. Allora, diciamo che in questa mostra sarà intanto una mostra sfarzosa, perché gli anni 20 è quello insomma lo stile eclettico, mondano, c'è la ricerca del lusso. Poi, oltre ai quadri, quindi dipinti, in questa mostra troverete anche oggetti di porcellana, bronzo, terracotta dipinta, vetro inciso e quindi sì, maiolica e basta, questo insomma. Non mi ricordo se ve l'ho già detto, e comunque come artista, come pittrice in questa mostra ci saranno alcune opere di Tamara Delempica, la pittrice russa. Andiamo avanti, ritorniamo in Lombardia e precisamente a Milano. Milano ci saranno tante mostre quest'anno. Allora, quello che abbiamo trovato è Il mondo fluttuante di Toulouse-Lautrec, fantastico artista, presso Palazzo Reale. Allora, la mostra parte da ottobre 2017 a febbraio 2018. Costo del biglietto 12 euro. E praticamente la mostra riguarda il post-impressionismo, perché questo artista era del post-impressionismo, quindi nella Parigi del fine 800. E le opere sono circa 180 opere e praticamente ritraggono la vita bohemienne e le scene di vita notturna nei locali francesi e la passione per lo spettacolo e per la poesia di questo artista. Vi consiglio di vedere, non c'entra niente con la mostra, ma mi è venuto in mente di andarvi a vedere il film Moulin Rouge, che un po' richiama questo ambiente. Un'altra cosa che volevo dirvi è che questa mostra,
oltre a Milano, sarà presente anche a Verona, quindi in Veneto, dal 25 marzo al 3 settembre a Palazzo Forti. Quindi se siete a Verona o Milano, comunque riuscite a vedere questa mostra. Ancora a Milano e sempre a Palazzo Reale troviamo Manet e la Parigi moderna, quindi impressionismo, dall'8 marzo al 2 luglio. Il biglietto viene 12 euro e le opere arrivano dal Museo d'Orsay, spero di averlo pronunciato correttamente, di Parigi, e sono circa 100 opere. Tra gli artisti che potrete ammirare in questa mostra troverete Manet, Monet, Degas, Renoir, Signac, Gauguin e Boldini. Quindi una bellissima mostra, sicuramente da vedere questa. Ancora a Milano, al MUDEC, il Museo delle Culture, troviamo la mostra dedicata a Kandinsky, dal 15 marzo al 9 luglio. Sono 49 opere, alcune inedite per la prima volta in Italia, e provengono addirittura dall'Eremitage, Museo Eremitage di San Pietroburgo e Museo Arti Applicate dell'Arte Popolare Russa, e anche altri musei che adesso non mi ricordo, non me li sono segnati tutti. Quindi la mostra tratta dell'astrattismo e della pittura astratta. Il biglietto 12 euro. L'ultima mostra che ho trovato a Milano è sempre a Palazzo Reale, dove c'erano anche le altre che vi ho menzionato prima, e si chiama Dentro Caravaggio, e sono 20 opere del Caravaggio dal 28 settembre 2017 al 29 gennaio 2018, quindi questa va avanti fino all'anno prossimo, e il biglietto viene 12 euro. Ci spostiamo da Milano e andiamo in Liguria, a Genova, e qui abbiamo la mostra Modigliani a Palazzo Ducale dal 16 marzo al 16 luglio. Il biglietto viene 13 euro. Cosa si tratta qui? Si tratta di una mostra appunto del Modigliani, quindi una pittura dei primi del Novecento, principalmente ritratti femminili, perché il punto di forza, il cavallo di battaglia del Modigliani sono appunto i ritratti, e anche alcuni nudi provenienti dal Museo di Anversa. Sono circa 30 dipinti provenienti anche dal Museo dell'Orangerie e il Museo Nazionale di Picasso di Parigi e anche dalla Pinacoteca di Brera. Facciamo un salto nella capitale, quindi a Roma, e presso le scuderie del Quirinale troviamo da Caravaggio a Bernini dal 14 aprile al 30 luglio, e sono i capolavori del 600 italiano, e il biglietto viene 12 euro. Sempre a Roma, presso le scuderie del Quirinale, troverete la mostra Pablo Picasso tra cubismo e neoclassicismo 1915-1925 da settembre 2017, e sono in circa 100 opere. L'ultima mostra ancora a Roma, presente a Roma, è al complesso del Vittoriano. Sarà Giovanni Boldini, che è un pittore della Belle Époque, un pittore italo-francese, dal 4 marzo, quindi già iniziata, al 16 luglio. Biglietto viene 14 euro e sono circa 160 opere. Andiamo a Bologna, presso Palazzo Albergati, troverete la mostra Miró da aprile a settembre 2017. Allora, sul sito di Palazzo Albergati ancora non c'era questa mostra, l'ho trovata in un altro sito, perché le date sono ancora in via di definizione. E comunque ci saranno circa un centinaio di opere di questo artista, e appunto volevo darvi qualche informazione anche riguardo il biglietto, però non l'ho ancora, non c'era ancora, quindi bisogna un attimo andarsi a collegare in internet e andare a cercare. Ancora a Bologna, invece, a Palazzo Belloni,
dal 25 novembre 2016 al 7 maggio 2017 c'è il Dalì Experience, che è un percorso di 200 opere dell'artista, però un percorso interattivo, quindi con delle video installazioni. È anche una cosa interessante, diversa. E il biglietto viene 14 euro. A Torino, quindi andiamo in Piemonte, al GAM, che sarebbe la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, scusate, Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea, troviamo la mostra L'emozione dei colori nell'arte, dal 14 marzo al 23 luglio. In questa mostra troverete opere dalla fine del Settecento ad oggi, e sono circa 400 opere. E per citare alcuni artisti, troviamo Isaac Newton, avete capito bene, Turner, Manet, Pellizza da Volpedo, Kandinsky, Munch, Matisse, Balla, Klee, De Pero, Fontana, Warhol, eccetera eccetera. Ne ho citati solo qualcuno, insomma. E la mostra ripercorre la storia, le invenzioni, l'esperienza e l'uso del colore nell'arte, il colore visto da vari punti di vista, dal punto di vista filosofico, biologico, antropologico e neuroscientifico. Quindi sarà molto interessante. E il biglietto viene 10 euro. Ancora a Torino, alla Venaria Reale, dal 18 marzo al 1 ottobre, c'è il Caravaggio Experience, una sorta di Dalì Experience, sì, tipo quello che c'è a Bologna, insomma. E ci sono 58 opere, un percorso appunto interattivo con multi proiezioni, maxi schermi, scusate, e il percorso dura circa 50 minuti. E oltre a, appunto, le maxi schermi, quindi le video proiezioni, ci saranno anche delle proiezioni musicali e di fragranze olfattive. Che non lo so, chissà. E praticamente Caravaggio, quindi l'arte del 600. Il biglietto viene 12 euro. Ci spostiamo in Veneto e a Treviso, bellissima città, non che le altre non lo siano, per carità, al Museo di Santa Caterina, dal 29 ottobre 2016 al 1 maggio 2017, quindi questa sta per terminare, c'è ancora un pochino di tempo però, ci sarà le storie dell'impressionismo, i grandi protagonisti da Monet a Renoir, da Van Gogh a Gauguin, impressionismo. E il biglietto viene 14 euro, ma la cosa bella che ho visto, cercando nel sito, è che con lo stesso biglietto è possibile visitare anche un'altra mostra che è sempre presente all'interno del Museo di Santa Caterina, quindi un biglietto, due mostre. E la mostra di cui stiamo parlando, l'altra mostra, è Tiziano, Rubens e Rembrandt, quindi nella stessa giornata, usufruendo dello stesso biglietto, con lo stesso biglietto potete visitare due mostre, fantastico. Ancora in Veneto, a Venezia, ai Giardini dell'Arsenale, c'è la Biennale, Biennale Arte 2017. E questa inizia il 13 maggio e finisce il 26 novembre. E il biglietto, che è da 48 ore, perché penso che sia abbastanza grande come mostra, quindi due giorni di tempo, viene 30 euro. Noi non ci siamo mai stati, però deve essere davvero una cosa grande, come si suol dire. Ci spostiamo in Toscana, a Firenze, presso l'Auditorium di Santo Stefano, dal 26 novembre 2016 al 2 aprile 2017, troviamo il Klimt Experience, quindi una mostra, una videomostra interattiva come Dalì e che avevamo detto anche Dalì e il Caravaggio, perché mi sto perdendo un attimo, scusate. Allora, in questa mostra del Klimt ci sono appunto più di 700 opere di video installazioni
E tra quelle più importanti, le opere più importanti di questo artista, ci saranno anche L'albero della vita, Il bacio e Giuditta. E il prezzo di questo biglietto è di 13 euro. Chiudiamo con l'ultima mostra, ci spostiamo in Campania, a Napoli, e dall'8 aprile al 10 luglio, presso il Museo di Capodimonte, ci sarà il Picasso Parade. Allora, il sito è in aggiornamento, quindi insomma è da tenere d'occhio, e infatti non sono riuscita a trovare ancora il prezzo del biglietto, perché appunto ci sono questi aggiornamenti che stanno facendo. E all'interno di questa mostra sarà presente l'opera più grande di Picasso, che si tratta di un sipario, pensate, grande 17 per 10 metri, e si chiama Sipario del Balletto Parade, e arriva direttamente dal Centre Pompidou di Parigi. Allora, speriamo di non avervi annoiato, ma penso di no, perché se vi interessa il mondo dell'arte, il mondo artistico, penso che questo video insomma sia stato utile, o almeno insomma lo speriamo. E fateci sapere magari se parteciperete a qualcuna di queste mostre, o anche semplicemente quale sarebbe la vostra preferita, e magari insomma lasciateci qualche commento. A noi personalmente piacerebbe davvero visitarle tutte, perché sono tutte delle mostre davvero davvero interessanti, anche sapendo che appunto ci sono delle opere qui in Italia in esclusiva che arrivano anche da altri musei, dalla Russia, da Parigi, quindi sicuramente molto molto interessante. E anche questa nuova tipologia di mostre con le video installazioni deve essere davvero davvero interessante. Quindi ragazzi, se avete la possibilità di viaggiare o di se vi trovate magari per caso, non so, per lavoro, o siete in un weekend in una di queste città, mi raccomando, dateci un'occhiata, fateci un pensiero almeno, andate a vedere queste mostre. Se il video vi è piaciuto, è stato di vostro gradimento e l'avete trovato utile, mi raccomando, lasciateci tanti pollici in su, tanti mi piace, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale per restare sempre aggiornati. Qui sotto nella descrizione vi lasciamo come sempre i nostri contatti di Facebook e Instagram, e mi raccomando, condividete il video con tutti i vostri amici su tutti i vostri social. Ciao, al prossimo video!